Buongiorno a tutti e bentornati. Sono la professoressa Paola Reggiani e oggi affronteremo insieme varie modalità di lezione che potete creare con Screencast-O-Matic. Quindi in realtà si tratterà di una breve carrellata. Se vorrete approfondire alcuni spunti, alcuni in realtà li ho già approfonditi in altri video, potete tranquillamente lasciare un commento qui sotto e cercherò di approfondire. Che genere di lezioni potete creare per i vostri alunni? Primo modello di lezione, potete creare un PowerPoint e poi registrarlo mentre lo commentate con Screencast-O-Matic. Secondo modello di lezione, potete creare un foglio Word e registrarlo. Potete per esempio creare un video come quello che sto registrando io adesso, cioè inquadrare il vostro viso mentre parlate. È chiaro che è sempre difficile accontentare tutti, però a volte i ragazzi mi hanno detto che vedendo un volto che spiega riescono a tenere meglio il contatto visivo e la lezione piace loro di più. Quindi forse un buon compromesso è quello di attivare la webcam, inquadrarsi in un'area molto piccola e tenere come sfondo invece i materiali che avete creato per la lezione. Una maestra invece mi ha chiesto se è possibile usare Screencast-O-Matic mentre si disegna con Paint. Chiaramente sì, quindi questo è un altro modello di lezione che vi propongo. Potete aprire, potete lanciare Paint e disegnare, in questo caso, per i vostri bambini. Però le soluzioni non si esauriscono qui. Infatti, per esempio, potreste creare un file PDF e inquadrarvi mentre lo commentate. Penso ad esempio al PDF di una verifica con eventuali correzioni che avete fatto. Oppure ancora, potreste fare delle registrazioni di un modulo Google oppure di un quiz che avete creato, come faccio io per esempio con TestMods, ma ci sono tanti altri siti che offrono queste possibilità, e fare in sostanza degli esercizi interattivi con i ragazzi, esercizi che commentate in diretta e che quindi potete guidare voi. Un'altra alternativa molto interessante per creare una lezione per i vostri alunni può essere l'utilizzo di una Wacom, non una tavoletta grafica, non ci servono cose così avanzate, a meno che non insegnate arte, ma un blocco per appunti digitale. Adesso ve lo faccio vedere. Questo è il mio, e se è una cosa che vi può interessare ve lo posso recensire in un altro video. In sostanza, con questo blocco per appunti io posso creare dei video direttamente con il mio, per esempio, tablet o computer, e cioè mentre scrivo posso registrare in diretta la mia scrittura, e questo potrebbe essere molto utile per esempio ai colleghi di matematica, penso. Ecco, questo blocco per appunti è il Bamboo Slate di Wacom. Era da un po', a dire la verità, che non lo tiravo fuori, ma secondo me in questa circostanza può risultare molto utile. A questo punto spero di esservi stata abbastanza utile, di avervi dato qualche spunto creativo per le vostre lezioni. Se avete altre idee, lasciate un commento qui sotto, arricchirete sicuramente in modo prezioso questo video.